La cittadinanza non è un regalo, ma è un valore importante che deve essere perseguito dopo un percorso di condivisione della nostra cultura, della nostra identità. L'integrazione significa realmente inserirsi in un territorio. Nel momento in cui invece si vuole abbreviarlo, forse l'obiettivo è un altro. Voi proponete tra le altre proposte che ci sono quella del test di cittadinanza. Che non deve essere fatto all'acqua di rose. Purtroppo devo dire che molti cittadini chiedono e acquisiscono la cittadinanza senza nemmeno sapere l'italiano. Quasi tutti i paesi chiedono un test a partire da chi entra dopo, non per chi dalla grande Germania. Tu vuoi chiedere la cittadinanza, dimostra che conosce minimamente il posto dove sei arrivato. Voi però fino a qualche anno fa dicevate Padania is not Italy, la Padania non è Italia. Ora evidentemente la linea è cambiata, anzi vi sentite custodi dell'italianità, appunto, che difendete anche a costo dell'infortunio dallo Ius Soli. Allora, lei si sente di fare un test di cittadinanza con noi per dimostrare che voi non siete più padani ma siete italiani a tutti gli effetti? Io sono lombardo al 100%. Lo fa questo test? Ci proviamo? Proviamoci. Qual è? Si scrive con o senza apostrofo? Ma lei mi fa un test. Qual apostrofo? Quale è? Con. Senza. Con l'apostrofo. Senza, senatore. Senza apostrofo. Esatto. Congiuntivo del verbo dare, imperfetto congiuntivo. Qual è? Ascolti, basta così perché ho risposto alla prima domanda e ritengo no, che... No, non è il test con una domanda sola. Io volevo parlare di Iusso. Basta, me lo dice. Congiuntivo del verbo dare, congiuntivo imperfetto. Grazie così. Se vuoi diventare famoso, devi sbagliare. Allora vediamo se diventa ancora più famoso. Terza persona singolare del congiuntivo imperfetto di dare. È prendere. Non lo so, non lo so. Però così boccia. Con l'italianità all'italiano. Non lo vuol fare quindi questo test. Ma perché so benissimo che voi banalizzerete tutto. No, banalizzeremo. Sono domande, o risponde bene o risponde male. Ma noi crediamo che bisogna conoscere la cultura italiana. Cultura, allora facciamo cultura. Ah, sì. Primo presidente eletto della Repubblica Italiana. Primo presidente eletto, De Nicola, non so se è stato il primo presidente eletto, subito dopo De Nicola che arriva, mi aiuti, no? Questo se no nel test della cittadinanza non c'è l'aiuto. Einaudi. Perfetto. Mamma mia, questo lo so, si chiama Matteo Renzi. No, è quello. Primo. Le cinque province della Calabria, cinque capoluoghi di provincia. Perché non mi chiede quella della Lombardia? Perché l'Italia è tutto, ora non siete più padani, siete italiani, quindi... Catanzaro, sì. Cosenza, sì. Vibo Valentia, sì. Crotone, sì. E la quinta non me la ricordo. Reggio, Crotone, Catanzaro, Cosenza... Mi fermo. Vibo Valentia. Vibo Valentia. I cinque capoluoghi di provincia è la Calabria, siamo, visto che ormai siamo, siete un movimento nazionale, siamo, quindi siamo anche la Calabria va saputa. Ciao. Niente, non... ciao, ciao. Letteratura. Chi ha scritto l'opera I Sepolcri, chi ha scritto la poesia il 5 maggio? 5 maggio Manzoni. Sì. Sepolcri, Foscolo. No, sì. Foscolo. Foscolo? Sì. 5 maggio Manzoni. Perfetto. Non sono disponibile a prestarmi a giochi che rendono poi... Sono giochi, senatori, siete voi che proponete. Il test. Cosa dice l'articolo 3, primo capoverso, e l'articolo 3 della Costituzione? Eh no, questa è la più facile. Articolo 3 della Costituzione. La Costituzione. Non lo so. Deve parlare di eguaglianza, ma non può essere fatta discriminazione per razza, sesso, religione, eccetera. Ciao. Niente, non ciao. Ne sapeva una. Vabbè.